tutte e due qui, rinchiusi in una gabbia. Se potessi, a quella pazza, le farei una fattura, la farei innamorare di un unicorno. Merita solo quello. Una bestia che non esiste, un'anima rinchiusa in un vegetale, una mezza bestia. Ma poi, guardate un po' dove sono andata a finire, per pochi metri di mantello. Ma io, se voglio, posso anche volare, proprio con le ali di Belzebù. Nel giardino di affari e ci calpestano i folli. Chi sono? Io per esempio sono un fiore, eh? E ragiono per conto mio. Non posso neanche camminare, sono in una viola. Pensate che invece l'uomo cammina eppure sta fermo. La grande illusione dell'uomo: non sa di essere ancorata alla propria radice. Al mattino con la pazza bionda viene ad adorarmi, al pomeriggio mi bagna di lacrime e la sera mi butta via. Malgrado tutto, malgrado si adorni di me, non sa che io sono la sua vita, il suo solo pensiero. Malgrado lei mi baci, non sa che io sono il suo amante. Il suo unico amante. Io ho provato a dire agli altri compagni della sua pena che era troppo grande, ma non ho neanche voce, perché sono un fiore. Anche i fiori gridano di notte, urlano dal fondo delle proprie radici. Però non ci ho mai sentito nessuno. Pensate che il manicomio è percorso da tante voci, tante urla, tanti dolori, ma le urla più grandi sono quelle dei fiori, perché non saranno mai sentite. Non posso dar torto a questi signori del manicomio, perché sono proprio dei signori, sapete? Il mago, per esempio, che grand'uomo. La pazza deve essere una contessa o figlia di conte, ma avranno pagato per il suo riscatto. A me i dottori non dicono mai nulla. Guarda che caviglie gonfie che ho. Guardate, a forza di servire questa gente che non conosco. Eppure voglio bene a questa gente. Che istruzione a lui e lei. Se potessi, mi farei anche predire l'avvenire dal mago. Ma chi osa? Fra loro si parlano. Chissà cosa si dicono. E la bionda? La bionda! Avrà un passato d'amore, avrà dei figli, avrà un marito. A me i dottori non dicono mai nulla. Io devo solo spazzare, lavare, preparare la sedia per la pazza. Perché la pazza vuole la sedia. E poi non ci si siede nemmeno, ci mette una candela. Chi gli darà la candela non lo so. Il mago, forse. O un dottore condiscendente. Questa pazza deve essere proprio una strega. Secondo me fa anche l'amore con il medico. Ma a me i medici non dicono mai nulla. Mi sembra di essere caduta dalle pareti con un tonfo ben preciso. L'uomo dei denevi, l'uomo iraconde, il tema centrale della mia vita, ha appena bussato, ha appena battuto la frontiera della mia armonia, tutto è andato perduto. Ho il senso atavico di una vaga impotenza che è andata a morire sul rovo di aculei. Ma Marcella mi aspetta. Marcella, no, non si chiama Marcella, ma Anna.
La sua voce perentoria e stridula, come se dirigesse da dietro le quinte di un teatro greco, di un feroce incantesimo, mi vuole morta, lo so, mi vuole assolutamente. Questa donna piccola, ossuta, verticale, irreperibile, irascibile, è come cimelio di guerra, conosce tutte le parolacce del diavolo, non si cura per niente del mio passato di gloria. Il passato è stato cancellato dalla sua bravura vogliosa e le spine del suo cuore sono state rivendute una per una. Sei passata da un tremore all'altro, senza né gioco né pensiero. Ti ho appena fatto un freddo elettroshock per dimostrare che in fondo ti ha salvato la vita, ma in realtà è per rimettere ogni cosa al suo posto, ogni valvola al suo posto, come se tu non fossi una donna, ma un misero reperto di guerra. Buio!